Oggi farò un video fino a ora di pranzo, più che pranzo, e io già ho lavato per terra tutto quanto. Intanto parliamo, via la sigla. Dicendo, io già ho pulito tutto, da tutto straccio. Oggi poi ho pulito a fondo i due bagni, quello grande e quello piccolo, quello di servizio, quello piccolo. C'è la lavatrice, ho messo avanti la lavatrice, ho pulito, mi sono svegliata alle 5 e ho finito adesso a pulire, che sono le 6:34, infatti stanno ancora le 7 di là di su. Oggi è il giorno che devo pulire oggi è giovedì, devo pulire gli inseparabili. Perché criceto pulisco lunedì. Poi vi dovrò far vedere i miei nuovi animaletti. Un altro due cricetini e vi faccio vedere. Vi faccio vedere e vi dico da dove vengono quei due cricetini. Non danno fastidio di ricerche perché una volta a settimana le devi pulire. Tutte le mattine devi dare l'acqua. E vabbè, se c'è cibo, serve, di solito si mette una volta a settimana. Un bel piatto di cibo che basta. Quello che vi ho fatto vedere che se un po' di giorno è stato male, poi sembra che si è ripreso. Mamma mia, penso che gli ha preso la congituite, lui ha preso la febbre, non so, io gli ho messo quella paglia bianca dei criceti, per me gli fa allergia quella paglia dei criceti, perché mo gli ho cambiato paglia, gli metto quella paglia normale, non bianca, quella paglia che si trova dappertutto, che la uso per i miei uccelli e l'ho messa a lui pure. Sembra che gli si sa, si è ripreso tanto, gioca, beve, mangia, notte gioca tutta notte. Mi ha detto Rachele, se n'è accorta. E io da ieri che sto a fare gli impacchi sull'occhietto, perché per me c'ha congiuntivite, perché il giorno dopo che si è sentito male, l'ho preso e c'aveva tutte le. L'ho appiccicato. Gliel'ho lavato con l'acqua così. Invece gli so fare questa cosa qua e sembra che sta migliorando. Deve andare fuori Aro e deve fare tra quell'altro che stanno fuori, perché non si possono incontrare, non per Aro, capito? Ma c'è un cane che l'ho trovato con Toby, che ho fatto vedere tante volte, e gli ringhia, allora è pericoloso che lui si stufa, Aro si stufa e gli insomma addosso, perché se no lui sta bene con altri animali, però quello lì gli ringhia, è pacifica, non è, basta che non gli mangiano la roba che deve mangiare lui, solo quello, però se no è pacifico, sì, è bravo con me. Cani, pure se sono state cani un po' che hanno mozzicato, quindi se l'hanno addestrati a essere cattivi, non lo so, questo buono mio nipote che fa peggio cose e lui non fa niente. Va bene, adesso vi lascio, ci vediamo dopo che puliamo l'uccello insieme. Questo ho registrato col telefono, però per gli uccelli prendo la fotocamera. Ciao, a dopo. Ecco, adesso sto con la fotocamera. Mi aspetto, fa colazione Merino perché ho pulito gli uccelli, se non volano, gli volano le penne e addosso. E dopo vi farò vedere come li pulisco ogni settimana. Adesso faccio vedere, ecco, questa è la gabbia di loro, vabbè, io levo tutti e due i cosi, questi li lavo, gli metto l'acqua pulita.
Poi questo qua io lo levo dove mi cascano i semi, lavo pure questo sperando che non mangiano adesso, e levo questo cosetto qua sotto, non so se si vede questo coso qua, io lo levo, c'ho la busta qua e levo tutto questo qua e pure questo lo lavo. Levo tutta questa cosa qui che l'ho messa una settimana fa perché mi sto pulendo la gabbia. Oggi è la giornata della pulizia della sua loro gabbia. Dopo tocca ripulire con scopa perché fa in casotto, vabbè. Ed è la rabbia, qui ci stanno pure i semi, questa qui la levo, butto la roba qua dentro e lo lavo e mo però la falli non volete vedere perché io vado così diretta. Ecco, lavo pure questo qua che una volta a settimana, guardate quanto è sporco. Ci vediamo dopo, intanto vado a lavare. Adesso, intanto l'ho lavato, abbiamo questa gabbia qua, questa parte qua, e pulisco le cose dove si appoggiano, perché lì è sporco, eppure qua per terra qui la griglia, dopo prendo la spugna e la asciugo, la cosa sciacquo. Chiudiamo qua e abbiamo le cose. Questa sarebbe non due uccelli solo, sarebbe due gabbie, perché qua a mezzo la metti e sono due gabbie. Cioè se loro facessero figli andrebbero bene, vero? Romeo, Giulietta, vedete, sta iniziando, non avete più paura di me, vero? E prendo un altro straccio per sciacquare. Ecco, ho preso questo qua, questo ci sciacquo, io sciacquo le cose con saponato. Vero? Tutte le settimane sta cosa faccio per tenergli la gabbia pulitissima, perché loro ci vivono, perciò devono avere la gabbia bella pulita, 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 vero? E qua, da una parte, perché ci stanno due cose, ci voglio mettere il nido quando lo comprerò. Che c'è? Che è successo? Sempre da fastidio del bebito. Ah, poi questo qua che è un seme, mo io lo levo dato ferito e lo dovrò mettere un altro. È rimasto solo questo bastoncino qui. Boh, vado a prendere di momento un altro nuovo. Ecco, adesso l'ho pulito, è super pulito, però è bagnato, perciò gli diamo un'asciugatina. È un mese che ho questi uccelli inseparabili. Fanno un macello, fanno su caceroni, so. Perciò, e ecco, vedete, prima era sporco, guarda quanto è bello pulito. Allora,
se Aro se leva qua sotto, non vira un po' qua già sotto. La paglia gliela metto questa, la paglia proprio paglia per loro. Mettiamo bene, perché la devo mettere in una maniera che mi si chiude il cassetto. Questo cassetto del nasotto io gliela metto tanta, però dopo loro volano e gli si fa buca, non so perché, ho tutta paglia. A me mi piace perché ho i mani e perciò trovo di poi già inseparabili. Io Giulietta Romeo si chiamavano, però mi sta avvertendo che devo pulire loro, però io già lo so pulire, lo so, io mi metto per sicurezza. Ecco. Ok, adesso metto sotto. Ok, questo è pieno. Questo qua è pieno. Non so come posso farvelo vedere. Questo è pieno. È pieno, arriva qua su. Lo riempio due volte a settimana questo, quanto mangiano. Poi ci metto l'acqua pulita, l'acqua pulita, mettiamo questo qua perché se mangiano cascano due semi. Ti rimetto questo qua che gli ho levato che era vuoto, per loro ci vanno matti, questo coso qua glielo rimetto dentro dove ce l'avevano. Mangiano tanto inseparabili, comunque non mangiano poco. Allora mettiamolo stavo qua. E loro mandano questo qui. Ok. Ok. La pulizia dei inseparabili è questa. Tutti i giovedì gliela faccio. Loro stanno sempre belli puliti. Tutta pulito. Super pulito, vero? Avete visto quando stavo pulendo, stanno iniziando a venire sopra le mani, mi sfioravano. Prima no, prima si mettevano su un angoletto e basta. Ah, poi c'hanno questo coso qua per pulirsi il becco. E quando posso metto un nido, perché c'ha due aperture, solo un'apertura io ci metto il nido. Perché questi inseparabili costano, io ho detto 20 euro, ma non costano 20 euro. Sul video che facevo vedere i miei animali, mi sono sbagliata, ma costano 40 euro uccello, perciò 80 euro questi due uccelli costano. E quello lì del dove avvenne l'animale dice che li riprende, ma non è vero. Che le riprende e vabbè, comunque giusto se non ce l'ha allora le riprende, se no no, non so. Ecco, già stanno mangiando i semi, quello lì, perché ho visto che gli ho messo uno nuovo, tutti felici, vero Romeo? Felice sei Romeo? Sta mangiando Romeo quel coso che ho messo lì. Va bene, io adesso vi lascio, ci vediamo dopo. Fino a ora di pranzo, a pranzo, poi finisce il video. Ciao! Andiamo, mangiamo i cannelloni.
Lo mette già dentro il piatto. E va bene, adesso è finito questo video, spero che vi sia piaciuto, eppure come ho pulito Giulietta Romeo, e ci vediamo la prossima volta. Ciao, al prossimo video. Mega bacio.